Buongiorno e benvenuto nel mio primo What I Eat in a Day, ovvero cosa mangio in un giorno come insegnante di yoga, quindi secondo una dieta più o meno yogica. Non comincio la giornata se prima non bevo un bel bicchierone d'acqua tiepida a cui avrò aggiunto del succo di limone e un goccino di aceto di mele. Poi, dopo circa mezz'oretta, sono pronta per la mia colazione. In questa giornata ho fatto una colazione decisamente vegana, poiché sono andata a frullare due belle mele golden, a cui ho aggiunto sempre del succo di limone, la mia immancabile cannella e un pochino d'acqua. Quindi ho frullato il tutto fino ad ottenere una crema piuttosto omogenea. Il colore della crema dipenderà molto dal quantitativo di cannella che avremo aggiunto alle nostre mele. Vado ad inserire questo composto in una bella ciotolina, a cui aggiungerò tutta la frutta e i vari cereali che avevo a disposizione. Quindi nello specifico vado a metterci dentro dell'uvetta sultanina che avevo precedentemente ammollato in acqua tiepida, dei semi di melagrana, del farro soffiato bio e poi della crusca d'avena che preferisco di gran lunga all'avena normale e poi dei semi di chia o dei semi di chia che dir si voglia. E questa è la mia colazione vegana, ricca di frutta, super healthy, quindi super salutare, che vado a gustare con una bella tazza di caffè d'orzo a cui avrò aggiunto un pochino di latte d'avena. Quindi non mi resta che mescolare il tutto e buon appetito! Dopo la mia pratica yoga sono andata a fare scorta di frutta bio nel mercato del mio paesino e quindi come spuntino ho mangiato una bella pera sempre con della cannella e prima ho bevuto un bel bicchiere d'acqua. Per pranzo invece sono andata ad utilizzare della verdura che mi era avanzata, tra cui dei fiori di zucca e dei funghi, per fare una polenta un pochino particolare. Questa è una polenta integrale valsugana che cuoce veramente in pochissimi minuti, ma che farò all'ortica utilizzando questa polvere di ortica di cui già ti ho parlato in un mio precedente video. Troverai il link qui in alto a destra e sotto nell'info box. Quindi in una padella antiaderente vado ad aggiungere un goccino d'olio extravergine di oliva e poi inserisco la cipolla, il sedano e la carota tagliata a pezzetti. Dopo qualche istante vado ad aggiungere i pomodorini e infine i miei funghi. Do una bella mescolata e poi vado ad insaporire con una presa di sale. Un'altra spezia per me immancabile, ovvero la curcuma. E ogni volta che uso la curcuma non posso non aggiungere il pepe, proprio perché sarà il pepe ad attivare la curcumina presente all'interno appunto della polvere di curcuma. Qui comincio a dare una bella mescolata, anche se il tutto mi sembra un pochino asciutto, per almeno per i primi istanti, continuo a mescolare. E poi in un secondo momento posso aggiungere un pochino d'acqua, in questo caso ho aggiunto circa mezzo bicchiere d'acqua. Copro il tutto con un coperchio e lascio cuocere per alcuni istanti. Questo è il risultato. Qui vado ad aggiungere i miei fiori di zucca, lavati e privati della loro base e dello stelo interno. Infine spengo la fiamma e aggiungo il mio prezzemolo tritato rigorosamente a mano. Qui darò un'altra bella mescolata, poi lascio raffreddare chiudendo con il coperchio per far insaporire bene il tutto. Nel frattempo in una casseruola avrò portato a bollore un pochino d'acqua che andrò a salare e a cui andrò ad aggiungere circa un cucchiaino da tè e mezzo della mia polvere d'ortica. Aggiungo anche un goccino d'olio e do una mescolata al tutto. Dopodiché vado ad aggiungere a pioggia la mia polenta integrale e continuo a mescolare. Come dicevo, questa polenta cuoce veramente in pochissimi istanti, basterà continuare a mescolare sempre bene e otterremo una crema piuttosto densa come questa. Ed ecco qui il mio pranzo, quindi abbiamo la polenta d'ortica con le mie verdure, ho ripassato poi il tutto con una spolverata di polvere d'ortica, andrò a gustarmi il tutto anche con un'insalatina verde mista condita con della salsa di soia. Questo
Questa polenta era veramente eccezionale, gustosissima, saziante, ma al tempo stesso leggera e gluten free. Dopo pranzo mangio anche tre clementine come frutta. Alle 16 è ora invece del mio spuntino, quindi vado ad inserire mezzo vasetto di yogurt greco in una ciotola piuttosto capiente, a cui aggiungerò della polvere di vaniglia estratta direttamente da un pezzettino di bacca di vaniglia. Vado poi a mescolare il tutto e per rendere la crema, quindi il mio yogurt, un pochino più cremoso, aggiungerò anche un goccino di latte di avena. Di nuovo mescolo bene e al composto vado poi ad aggiungere anche della buccia grattugiata di limone, questo ovviamente è un limone bio e non trattato. E poi andrò ad inserire questa bella cremina che avrò creato all'interno di una ciotolina, a cui aggiungerò nuovamente della frutta, come dei pezzettini di banane, delle bacche di goji e della granella di nocciole. Ho aggiunto anche un filo di sciroppo d'agave e gusto il tutto sempre con una tazza di caffè d'orzo, a cui avrò aggiunto un pochino di latte d'avena. Prima di andare al centro yoga mi preparo una tisana da portare via con me e quindi vado ad inserire dei pezzettini di limone sempre non trattato e biologico all'interno dell'acqua calda con una stecca di cannella e tre pezzettini di zenzero. Lascio bollire il tutto per qualche istante, poi filtro ed inserisco all'interno del mio thermos. Alle 20 è ora della cena e vado a preparare una semplice zuppa di topinambur. Troverai nel link correlato a questo video, qui sotto nell'info box, tutte le informazioni sul topinambur e i suoi effetti benefici e accompagnerò il tutto con un semplice hummus di ceci. Una volta sbucciato il topinambur, lo inserisco in una casseruola, lo copro con dell'acqua, aggiungo una presa di sale e lascio il cuocere il tutto. Ci vorranno circa 30-40 minuti. Faccio la prova con un cucchiaio per vedere se il mio topinambur si è ammorbidito, quindi spengo la fiamma e vado a passare tutto al mixer. Se la mia crema mi sembra troppo densa, posso aggiungere in questo caso un pochino di acqua. Nel frattempo vado invece a preparare il mio hummus, quindi inserisco i ceci all'interno di un contenitore piuttosto capiente, l'olio, un pochino d'acqua, il limone, l'aglio e frullo il tutto. E questa è la mia cena, molto semplice, accompagno l'hummus con della verdura, ma qui ci starebbero benissimo dei ciapati, ti lascio la ricetta sempre qui sotto nell'info box. E buon appetito! Infine concludo la mia giornata con una tisana della sera. Questa è la tisana dell'Angelo Custode, una tisana a base soprattutto di finocchio, rosa canina, menta e anice, e vado ad accentuare la sua funzionalità sgonfiante aggiungendo all'infuso due gocce di anice, olio essenziale, quindi due gocce d'olio essenziale di anice. E questo è tutto per il mio What I Eat in a Day. Spero veramente che questo video ti sia piaciuto, se sì, non esitare a lasciare un bel like o ad iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto. Grazie per avermi seguito. Namaste.